A Barletta, presso il quinto circolo didattico statale Modugno, una nobile iniziativa dal titolo Una scuola inclusiva a 360 gradi. Un incontro per parlare alle generazioni del domani della disabilità, dell'esigenza di superare barriere architettoniche, ma soprattutto mentali, che paralizzano ancora oggi la società. Un messaggio importante da veicolare direttamente tra i banchi di scuola, luogo ideale per apprendere non solo nozioni, ma anche valori. A sposare l'iniziativa, un ospite d'eccezione, il paralimpico Luca Mazzone, vincitore di oro e argento a Rio. Ha invitato la preside e la maestra a questa conferenza per la giornata per i diritti dei disabili. È una bella cosa parlare ai bambini che saranno il futuro del nostro paese, inculcare loro appunto quei pensieri, togliere dei pregiudizi che sono duri da togliere sulle persone disabili e parlare in modo semplice, così comprendono che ogni forma di disabilità va rispettata e capita, e l'inclusione e l'abbattimento delle barriere deve essere una prerogativa per queste nuove generazioni. Comprendere che le barriere architettoniche e mentali sono una cosa del passato e queste nuove generazioni si prodigano affinché ci sia rispetto sia in termini materiali che in termini, diciamo, di comunicazione e di affinità con tutti i disabili. Spero che in futuro, un domani, non ci siano più barriere architettoniche, barriere mentali, e si metta in atto un processo di inclusione e si metta a disposizione questa, come dire, questa società a misura di tutti. A rispondere presente non solo l'intera comunità scolastica, ma anche il Barletta Calcio. Siamo qui oggi insieme ai miei compagni di squadra e a tutta la dirigenza del Barletta per questa iniziativa molto importante. Abbiamo accolto con grande piacere questo invito che la scuola Modugno ci ha fatto e siamo contenti dell'accoglienza che abbiamo avuto da tutta questa gente presente oggi. Siamo venuti qui oggi proprio per dire la nostra su questa iniziativa molto importante per quanto riguarda la giornata della mondiale della disabilità.